Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio fare adesso questo panettone. Sì, lo so, un po' presto, però magari ci porta bene. Dai, iniziamo prima con questi panettoni. Questo è un anno bruttissimo, quindi magari ci porta un po' di fortuna. Dai, speriamo bene. Lo farò con la ricetta del maestro Alfonso Pepe, che come sapete è scomparso all'inizio dell'anno. Mi è dispiaciuto tanto perché lo seguivo, è un grande pasticcere campano, quindi eseguirò questa ricetta, questa sua ricetta. Sul canale già c'era qualcosa, però avevo fatto un video per un primo impasto e un altro per il secondo, ho visto che c'erano poche visualizzazioni, quindi adesso ne farò uno tutto intero. Bene, seguitemi, seguiamo insieme questo video. Allora, è importante preparare bene tutti gli ingredienti per il primo impasto e la pasta madre rinfrescata 3 volte in giornata, mi raccomando, deve essere bella in forza. La ciotola con la frusta, con la foglia, scusate, l'ho tenuta in frigo almeno mezza giornata, così si evita di far scaldare troppo l'impasto. Ho messo la dose di acqua con lo zucchero. E lo sciogliamo con una spatola che si scioglie meglio. E ci metto anche la pasta madre, anche se nella ricetta la pasta madre va messa dopo la farina nella ricetta del maestro, però io preferisco metterla insieme all'acqua così la sciolgo un pochino. Faccio girare un pochino in questo modo. Dopodiché vado a mettere tutta la farina. Io sto usando una farina per grandi lievitati, quindi una farina tecnica, e comunque va bene una farina da 3,70 in su, 3,70-400. La farina del Molino Cipolla potete ordinarla anche online se volete. Detto questo, faccio girare per amalgamare bene l'impasto. La ricetta prevede la foglia fino alla fine, anche se io poi in alcuni punti ho preferito mettere il gancio, questa è una vostra scelta. Adesso, la cosa diversa dagli altri panettoni in questa ricetta è che con il burro e i tuorli bisogna creare un'emulsione, quindi fare una cremina, quindi il burro deve essere morbidissimo, vedete, a me è anche doveva ammorbidirsi un altro pochino. E quindi creando questa emulsione si mette poi dopo, adesso vi faccio vedere, in 2 volte, in 2 o 3 volte nell'impasto, scusatemi la voce. L'emulsione è pronta, metto il malto io ce l'ho in polvere ma va bene anche liquido, anzi forse è meglio, e vado a mettere l'emulsione. In due, 2 o 3 volte, 3 volte basta, no? Anche in due. Ok, dicevo, la voce ce l'ho così perché, come sapete, chi mi segue, i più affezionati, sanno che ho fatto un piccolo intervento, per il cuore, ho fatto una crioablazione, quindi mi hanno addormentato, mi hanno intubato, ecco qui la voce. Fatto test negativo, sto bene, ora sto bene, tranquilli. Mi è rimasta soltanto questa voce. E ci vorrà un po' di tempo. Ok, bene, qui ho fatto dei tagli naturalmente perché ho girato per portare all'incordatura e qui vedete ho messo il gancio, quindi continuo a girare fino a che l'impasto non diventa bello elastico, non si stacca dalla ciotola e attenzione a non farlo scaldare troppo. Se succede, basta fermarsi e mettere un attimo in frigo. Bene. Ora controlliamo il velo, questo benedetto velo. Vedete?
Cioè, ci siamo quasi, non insistiamo più di tanto, l'importante è che sia elastico, quando allarghiamo diventa, vedete, trasparente, non si rompe. Io adesso faccio girare ancora un altro pochino. Diciamo che in tutto non bisogna superare i 20 minuti con le dovute fermate per non far scaldare, perché se si scalda l'impasto allora è un macello, non incorda più. Quindi non insistere più di tanto, sì, deve venire elastico, la ciotola deve rimanere pulita, e i tempi sono relativi perché poi dipende dalla vostra planetaria, vedete, ecco, così va bene. E qui il velo c'è per forza, quindi non stiamo a pretendere il lenzuolo, il velo, si chiama così, ma insomma, ecco, io direi che così va bene. Adesso la ricetta prevede che si faccia riposare un pochino, una ventina di minuti sul piano di lavoro. Dopodiché, una volta fatto riposare, questo è un impasto per un panettone da 1 chilo, potevo anche fare 2 chili perché la mia planetaria lo permette, la prossima volta lo farò. Quindi passato il tempo, se volete mettete un po' di burro sulle mani, ma comunque se è incordato bene non appiccica, non servirebbe niente, oppure un po' di acqua. Vedete, è bello elastico. Faccio delle pieghe così. Ecco qua. Ok. E vedete che bello, questo primo impasto è venuto bene. Quindi vediamo questo primo panettone della stagione. Come viene? Ok, questo ora va messo in una ciotola dove magari possiamo anche fare un segnetto, perché dovrà triplicare il suo volume, quindi ci vorranno dalle 12 ma anche le 15 ore, se fa freddo, come presumo siamo a novembre, anche se da noi il clima è ancora un pochino dolce, diciamo. Quindi lo copriamo, sigillato con la pellicola, io metto anche il coperchio e aspettiamo che triplichi. A dopo. Allora, io direi che va bene così, sarebbe stato meglio un recipiente stretto e lungo per confrontare. Quindi una volta triplicato procediamo per il secondo impasto. Naturalmente avevo preparato già tutti gli ingredienti prima, bisogna essere precisi per questo, così ci troviamo pronti per il secondo impasto. Io non uso cella di lievitazione anche perché dentro casa, anche se fa freddo, qui naturalmente ho messo sempre in frigo la planetaria con il gancio e la foglia. Ma se volete potete usare la cella di lievitazione che ha una temperatura costante. Scusate, io sinceramente non l'ho mai usata. Adesso sgonfio l'impasto, lo verso nella ciotola e questa ciotola, siccome l'impasto è bello caldo, l'appoggio un pochino in frigo, 15-20 minuti possono bastare prima di iniziare ad impastare. Allora, questi sono gli ingredienti. Io ho fatto soltanto la pasta di arancio perché nella ricetta il maestro parla di pasta di mandarini, pasta di limoni, però la prossima volta sicuramente la farò perché adesso non mi trovavo i mandarini bio. Questo è il burro ottenuto a temperatura ambiente, lo zucchero. Una volta raffreddato l'impasto, intanto mi preparo anche l'emulsione come ho fatto nel primo impasto, quindi emulsione con il burro lasciato a temperatura ambiente e i tuorli. Allora, il peso dei tuorli può anche variare un pochino, io ho lasciato era qualche grammo in più perché le uova naturalmente non sono tutte uguali. Però presso a poco, insomma, cercate di rispettare i grammi della ricetta.
Ok. Allora, una volta pronto l'impasto, raffreddato il primo impasto, ci verso sopra la farina. Qui mi sono dimenticata che avevo messo il gancio e invece no, meglio la foglia. Cerco, adesso lo tolgo e rimetto la foglia, poi magari il gancio lo metto dopo. Anche se la ricetta, come vi ho detto prima, la ricetta del maestro Pepe è fatta tutta con la foglia, quindi magari provate. Allora, metto per prima la pasta di arance e faccio amalgamare. Di arancio o di agrumi, se avete fatto uguale a quella che prevede. Poi ve lo metto in descrizione come fare la pasta di agrumi sotto l'info box. Scusatemi sempre la voce. Ci metto il miele con i semi di vaniglia. Ecco qua. E faccio girare. Faccio amalgamare un po' l'impasto. Come vedete, bisogna girare, ci si ferma per forza perché mettendo gli ingredienti facciamo amalgamare, poi ci fermiamo, quindi non è che andiamo a girare 20 minuti di seguito. Oh, scusatemi, la mia impastatrice non l'ho piazzata bene, mi sta ballando un pochino, dovevo fermarla bene. Ok, non importa. Allora, naturalmente calcolate che io sto tagliando qualche pezzetto, perché sennò diventerebbe lunghissimo questo video. Ci metto adesso lo zucchero in due, anche tre volte, piano piano. Ok. Continuo a versare lo zucchero, aspetto che lo assorbe e continuo a girare. Vedete già, sta un pochino diventando elastico. Io a questo punto preferisco mettere il gancio. Giro un pochino l'impasto. Fra un po' metterò il gancio, fra un pochino, quando vedo sta per incordare metto il gancio. Metto il sale. Ok. E poi, per ultimo, metto il burro, l'emulsione di burro. Intanto mi miscelo i canditi con l'uvetta. Anche qui nei canditi ci volevano quelli di cedro, ma io non me li trovavo, mi sono dimenticata di andarli a comprare e quindi ho messo solo canditi di arancia, però ci va anche il cedro, uvetta, canditi di arancia, cedro. Bene, adesso inizio a mettere l'emulsione di burro. Prima cambio, metto il gancio perché non lo so, ho l'impressione che mi si incorda, che mi si incordi meglio con il gancio, Però magari è lo stesso perché il maestro, ho visto la sua ricetta, ha incordato benissimo, con la foglia, ma forse la sua planetaria sicuramente era più potente della mia. Anche se è una quinoa, la mia, è abbastanza buona. Quindi mi metto in due o tre volte. Vedete, qui non ho sciolto bene il burro. Dovevo sbattere un pochino di più. Cercate di far venire proprio tipo cremina. E continuo a girare. Faccio ancora dei piccoli tagli per accorciare, però continuo a girare per portare l'incordatura. Se volete un consiglio, quando seguite un video così lungo, prendete un blocco notes e scrivete all'inizio il procedimento, così magari vi facilita un pochino l'esecuzione. Ecco
Scusatemi, ogni tanto devo fermare per far riposare un pochino la voce, sentite? Però, visto che in tanti mi state chiedendo, dopo aver visto il risultato di questo panettone, mi state chiedendo la ricetta, il video tutorial, quindi voglio fare presto a fare questo video. Controllo il velo. Quei pezzettini che vedete è la pasta di arancia, eh? Anche i semini della vaniglia. Ecco qua, guardate, ci siamo. E a questo punto direi che mi fermo e posso mettere le sospensioni, quindi vado a mettere canditi, uvetta, così, e faccio girare un pochino a bassa velocità per amalgamare bene. Ok. Adesso questo impasto va fatto riposare direttamente nel contenitore una ventina di minuti, come da ricetta. Quindi lo lascio così aperto 20 minuti. Pulisco bene il gancio. Non spreco niente perché il peso dovrebbe comunque essere sui 1100. Una volta passati i 20 minuti di riposo, lo metto sul piano di lavoro. Ok, prendiamo tutti i pezzettini. Bene. Ed ora ci faccio delle pieghe veloci. Ecco qua. Così. E lo lascio così scoperto per 30 minuti, quindi lo faccio riposare 30 minuti. Poi faccio delle pieghe, di nuovo delle pieghe, e lo pirlo con un tarocco. Scusate l'inquadratura. Allora, io ho deciso di fare due pirottini piccolini dove metterò 100 grammi scarsi di impasto e poi ho preso un contenitore da 7,50. Invece di fare tutto, altrimenti prendete un contenitore da 1 chilo e poi ho preferito prendere un contenitore basso, però voi potete fare come volete, anche un altro tipo di contenitore. Questo perché voglio assaggiare subito i piccolini per vedere com'è all'interno. Ok, vediamo un po'. Pirlo anche, vedete, faccio le pieghe e pirlo anche questi pezzettini di impasto. Ecco qua, peso per vedere. 80, vabbè, sono 81, va bene lo stesso. Adesso un'altra pirlata a questo impasto. Ok. Non lo peso perché l'ho pesato prima di metterlo sul piano. Ecco qua. Ok, adesso li copro e naturalmente anche qui ci vorranno diverse ore per arrivare quasi fino al bordo, quindi diciamo dalle 8 ore in su. A me ci è voluto un pochino di più anche, eh. Io per non fare attaccare la pellicola sull'impasto ci ho messo degli stuzzicadenti, degli stecchini, in modo che la pellicola è rimasta un pochino altina, però ho chiuso bene tutto ed eccolo pronto. All'incirca sono passate altre 12 ore, presso a poco. L'ho tenuto scoperto una mezz'oretta e poi ho fatto questa scarpatura, diciamo, chiamiamola scarpatura, ma non sono riuscita a farla proprio perfetta, ma non importa.
infornato, vi metto la descrizione. Io ho messo a 170, col mio forno ho messo a 170. E qui inizia l'ansia. Chi panifica come me, specialmente in questi grandi lievitati, c'è l'ansia di vedere se cresce o non cresce. Io direi che sta crescendo, no? Che dite? Eccolo qua, la temperatura deve essere sempre costante, quindi se mettete a 170, 170 per 50 minuti, però ecco, regolatevi con il vostro forno, naturalmente, sopra deve essere bello scuretto, ma non troppo, altrimenti dentro viene secco. Ok, una volta pronto, quindi passati 50 minuti, va subito infilzato, io ho l'apposito ferro, vedete, e l'ho capovolto subito, questo subito, perché altrimenti si rischia che si affloscia. In questo modo esce il vapore e l'ho lasciato tutta la notte. Naturalmente ho aperto subito i piccolini e dall'aspetto da quelli mi regolo anche al panettone. Direi che è venuto molto bene. Sono morbidissimi. Però state tranquilli che adesso, prima, vedete, sono morbidi. Prima di finire il video aprirò anche il panettone grande. Oh, scusatemi questa voce. E adesso li assaggio subito, eh. Bene, amici, io spero di essere stata chiara e di esservi di aiuto nell'eseguire questa ricetta. Vi invito come al solito a lasciare un like e a condividere il mio video. Ciao a tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao.